tra poco Ameria Radio in diretta. Poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Buongiorno dall'ufficio stampa di Confartigianato Terni, Paolo Pellegrini e Valentina Campana. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno. Allora, Valentina, cominciamo un po' con le nostre citazioni, no? Vediamo i nostri ascoltatori, certo. Cosa misteriosi. Hanno, misteriosi, cosa hanno tirato fuori dal calderone. Sì. Vediamo. Allora, cominciamo, c'è sempre a Telemaico a quest'ora che chiama sempre, glielo dico dopo, no? A Telemaico. Oggi penso che c'è oggi molto Telemaico da dire. Sicuramente avrà molto da fare, però incominciamo con la citazione del, chiaramente per giustizia, anche per anche cortesia alla nostra ascoltatrice velata. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla un sorriso. Stephen Littleworth. Bene, invece il nostro ascoltatore ci diciamo dal buongiorno così a chi aspetta una lettera o una mail. La lettera è una visita inaspettata, il postino è il mediatore di scortesi sorprese. Friedrich Nietzsche. Il nostro Remig, senti che sì. Andiamo sul pesante. Esatto. Bene, vediamo chi si celebra oggi. Abbiamo detto mercoledì 28 aprile si celebra Santa Valeria Martire, San Vitale Martiri, Beati Lucchese, Lucesio, Lucio o Lucchesio e Buona Donna, sposi terziari francescani, e San Pietro Chanel, sacerdote e martire. Allora, Telemaico almeno tre stanze le devi sistemare. Assolutamente. Quindi facciamo gli auguri a tutti questi nostri santi giornalieri. E poi continuiamo. Con la tassa di soggiorno Telemaico va diventa forte ricco. Adesso, diventa ricco. Bene, invece vediamo che i nati di oggi. Nel 1908 nacque Oscar Schindler. Chiunque salva una vita salva il mondo intero. È scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell'ebraismo, una massima che ispirò la vita di questo imprenditore tedesco che con la sua provvidenziale lista sottrasse alla ferocia nazista centinaia di ebrei. Nel 1960 nasce Walter Zenga, è nato a Milano, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, portiere di fama mondiale, è eletto per tre volte consecutive dal 1989 al 1991 miglior portiere del mondo. Nel 1961 nasce invece Laura Boldrini, terza donna a ricoprire lo scranno più alto di Montecitorio, è un esponente di primo piano della politica italiana e una strenua paladina dei diritti delle donne e dei rifugiati. Bene, invece vediamo cosa è accaduto oggi. Vai. Allora, nel 1937 inaugurati gli studi di Cinecittà. Da strumento di propaganda e di distrazione di massa, nato negli anni bue del regime, Cinecittà diventa in poco tempo la grande fabbrica di sogni made in Italy, capace di tenere testa ai mitici studios hollywoodiani. Oggi, oltre ad essere la più grande città del cinema in Europa, è la memoria storica di 80 anni di settima arte.
Nel 1975 nasce invece il Fondo per l'Ambiente Italiano, storia, arte e natura da salvare e restituire ai cittadini italiani, rinverdendo in questi ultimi la consapevolezza e l'orgoglio di avere a pochi passi da casa un patrimonio inestimabile da preservare per le future generazioni. Un merito che da decenni viene riconosciuto agli attivisti del Fondo per l'Ambiente Italiano, il cui atto di nascita venne sottoscritto il 28 aprile del 1975 a Milano. Nel 1945 invece muore Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. Per l'Italia è stato il capo di una dittatura che ha rappresentato un passaggio decisivo nella successiva nascita della Repubblica e nella crescita democratica del paese. Bene, con questo abbiamo chiuso il calderone perché abbiamo fatto le citazioni, abbiamo fatto tutto, e quindi adesso che cosa succede? Diamo la sigla La per sigla la della nostra rassegna rassegna stampa. stampa. Bene, questa mattina iniziamo analizzando il Corriere dell'Umbria nella pagina regionale. Ricoveri, facciamo lobby per l'Umbria. Appello di Tesei e parti sociali in posizione per ottenere i 3,1 miliardi per i 45 progetti. Fondo complementare da 600 milioni per il sisma. Vediamo che dopo l'ok della Camera e la presentazione all'Unione Europea del Piano Nazionale, l'Umbria ha 2 mesi di tempo per far inserire 45 progetti da 3,1 milioni. Vediamo proprio le parole della governatrice Tesei. In attesa dell'ok dell'Unione Europea prenderà il via alla fase attuativa, cui concorreremo regioni ed enti locali. Dobbiamo essere uniti nel fare lobby in questa fase per portare a casa il massimo possibile per l'Umbria. E questo, insomma, quello che ha detto la governatrice della nostra regione. Il piano ripresa e resilienza dell'Umbria solo in parte però si innesta nelle linee guida del PNRR. 1 miliardo su 3 circa riguarda l'edilizia sanitaria e scolastica, con progetti senza un collegamento, diciamo, verticale con gli assi nazionali. Da segnalare il vuoto sulle politiche attive del lavoro e l'impresa manifatturiera, settori in cui invece il piano nazionale insiste. Le opere infrastrutturali sembrano già acquisite: per raddoppio Orte Falconara, ex FCU, Fano Grosseto e Orte Civitavecchia. 6 miliardi degli assi nazionali di cui beneficerà l'Umbria si aggiungono a 600 milioni di quota parte di 1,78 miliardi di fondo complementare per le aree terremotate. Sono svincolati dalla rendicontazione al 2026 e utilizzabili con più respiro. Per Tesei l'Umbria ha fatto tutto ciò che doveva in questa prima fase. Ora, a fronte di un crollo del PIL sopra la media nazionale, acuto dalla crisi Covid, la regione punta a rilanciare il turismo, usufruendo dei dati positivi in questa fase della pandemia, e quello che la governatrice Tesei raccomanda sono le condizioni da rispettare, quindi mascherina FFP2 al chiuso, distanza di sicurezza e spingendo soprattutto sulla vaccinazione. Questo è importante sempre ricordarlo e di tenere alta la guardia. Assolutamente. E andiamo proprio nello specifico dei dati Covid, Paolo. Parziale immunità per un umbro su tre, ricoveri sotto i 200, superato quota 259.000 tra vaccinati con la prima iniezione e persone che hanno già contratto il virus, e ieri oltre 9.400 dosi. Quindi si è superato, come abbiamo detto, quota 200.000 gli umbri vaccinati almeno da una dose. E quelli che hanno una dose, insomma, contro il Covid, e per la precisione 2.000, scusatemi, oggi stamattina è un Stamattina problema siamo dare i dati, comunque più di 200.000, e vediamo che di questi 79.700 hanno completato il ciclo, ma anche con una sola iniezione sono parzialmente resistenti al virus, così come 52.000 soggetti circa certificati che hanno contratto la malattia. Sommando le due cifre si arriva a 257.000 circa, più di un terzo della popolazione vaccinabile, pari a circa 760.000 persone. L'immunità di gregge è ancora distante, ma calcolando una quota presunta di asintomatici, l'effetto vaccini è nei numeri.
E anche se non è possibile fare distinzioni tra l'immunizzazione e la misura di distanziamento adottate, la curva dei contagi è in progressiva diminuzione. Infatti, ieri sono stati registrati nuovi 96 casi, un morto, 82 guariti. Attualmente positivi in leggera crescita e arrivano a quota 2.298. Ma soprattutto i ricoveri Covid complessivi che scendono sotto la quota, come dicevamo prima, psicologica dei 200, anche se al loro interno crescono di due le terapie intensive che arrivano a 33 persone. La vaccinazione continua tra alti e bassi, vediamo, e infatti ieri sono state 2.080, più di 283.000, scusate, ma stamattina i numeri è un disastro. E vediamo che tra le consegne somministrate siamo arrivati al 94,1% e siamo secondi, siamo al secondo posto nazionale dietro alle Marche. Oggi è previsto anche lo sblocco delle prenotazioni dei familiari dei car drive, da una parte dei soggetti fragili che possono far immunizzare fino a 4 persone per ogni vulnerabile. I tempi ancora non sono stati definiti perché tutto è legato all'arrivo delle Eh dosi. sì. Purtroppo il problema scorte e l'arrivo delle dosi sta in tutta Italia, non solo in Umbria, un po' compromettendo l'iter vaccinale. Io, se sei d'accordo, vorrei aggiungere Certo, a assolutamente. questo, diciamo, alla situazione Covid, riportando, diciamo, la rabbia, dei cassieri dei supermercati. Supermercati, le cassiere, file e spese in più persone, molti clienti non si tutelano. Dopo l'intervento dei NAS nei super, in tre supermercati, no, in più di supermercati tra Gubbio e Terni, ci sono le testimonianze di chi lavora, chi ha sempre lavorato, perché i supermercati non sono mai stati chiusi, quindi in prima linea, e dice che molto spesso, i clienti non rispettano le regole, non si igienizzano le mani né prima di entrare e né dopo, e si assembrano molto facilmente vicino alle casse per far prima. Spesso viene tutta la famiglia a fare spesa quando non c'è necessità che ci siano tutti, e molto spesso, quando vengono redarguiti per un atteggiamento non consono al protocollo, si indispettiscono. Questo è un po' il quadro che le cassiere, quindi i dipendenti dei supermercati, fanno. Cioè, noi abbiamo compiti ben precisi, quelli di igienizzare i POS, di igienizzare le zone, molto spesso. Dice, noi arriviamo a casa la sera con le mani praticamente lessate, come si dice qui da noi, dagli igienizzanti, e invece ci sono i clienti che non lo fanno. Un'altra cosa che è stata messa in campo, che già da ieri si è vista, che sta riscuotendo successo, in quanto si creano file alla presa dei carrelli, dopo la notizia che su alcuni carrelli sono stati trovati delle tracce di Covid, soprattutto della variante brasiliana, alcuni supermercati sono già dotati di igienizzanti vicino ai carrelli per pulire proprio il carrello stesso, il manico del carrello, quindi file per prendere il carrello, e molte persone con igienizzanti personali che puliscono diciamo, il carrello prima di entrare. Un'altra cosa che dobbiamo dire, invece, sempre al tema Covid che abbiamo accennato ieri: oggetti dei deceduti Covid, allo studio la procedura per restituirli ai familiari. Rapidamente si pensa di affidare a ditte esterne la sanificazione di questi oggetti per poter riconsegnare il prima possibile oggetti che hanno un valore non tanto materiale, ma chiaramente affettivo, ai propri familiari. Un'altra cosa, si precisa il fatto che il ritardo nella consegna delle cartelle cliniche che vengono richieste soprattutto dopo un ricovero Covid o un decesso, sono molto rallentate, ma la problematica non sta negli uffici amministrativi, ma sta nel fatto che i reparti Covid sono così sotto pressione che chiaramente sono più impegnati nell'assistenza dei propri pazienti che nel ottemperare a quelle pratiche amministrative, tipo l'invio della cartella clinica al reparto amministrativo per essere consegnata. Questa è una cosa che va compresa, perché purtroppo siamo tutti sotto pressione. Bene, puoi andare. Vediamo Paolo, per quanto riguarda invece le riaperture, cinema, aperture rimandate, bisognerà attendere fino a giovedì 6 per avere le sale di nuovo in funzione, UCI e The Space da metà maggio. Infatti vediamo che dal 26 aprile i cinema sono stati riaperti, un via libera decisivo deciso dal governo per tutta la penisola, ma in Umbria le luci accese, le abbiamo trovate solamente a Spoleto, alla Sala Pegasus.
A Perugia, Terni e Foligno, in molte altre città insomma del Cuore Verde, bisognerà attendere per avere la possibilità di sedersi davanti al grande schermo, opportunamente distanziati come prevedono i protocolli di sicurezza anti-Covid, per lo più simili a 2020. C'è bisogno di alcuni giorni di gestione sia per quanto riguarda insomma la seduta dei clienti, ma anche per quanto riguarda le pellicole da poter far vedere insomma. E vediamo infatti che c'è l'intervento di alcuni dirigenti dei cinema delle varie città dell'Umbria, Perugia, Mirko Gatti, al Melis. Le proiezioni inizieranno con Est, che è un film dove c'è il protagonista proprio un perugino. A Foligno, Pietro Clarici, al lavoro per riaprire almeno in parte. Spoleto, Alberto Buonfigli, della Sala Pegasus, come abbiamo detto prima, che è l'unica sala che ha aperto in Umbria. Abbiamo ripreso subito, Sala Pegasus quasi piena, questo sicuramente è una buona notizia. E poi vediamo invece Terni, Barbara Travaglini. Si riaccende lo storico Politeama di Via Roma, anche questa è una buona notizia. Ottima, per la città di Terni. E vediamo anche che in questo tema Covid c'è un'intervista diciamo più o meno simpatica a dei futuri sposi, Michele e Marco, cambiato data per 3 volte, l'odissea di 2 ragazzi, nozze programmate per giugno 2020, spostate a ottobre per il Covid, ora fissate a luglio, e speriamo che a luglio sarà la volta buona che questi 2 ragazzi si possano sposare. Io ho terminato la parte regionale. Paolo, vuoi aggiungere? Sì, devo aggiungere una cosa molto interessante. L'AUR, l'Agenzia Umbria Ricerche, ha fatto il quadro di quanto il Covid ha pesato sul fisco delle pubbliche amministrazioni, chiamate dei comuni. Covid e fisco comunale, persi 53 milioni di incassi. Un approfondimento AUR misura gli effetti della pandemia sulle casse dei comuni. Per la Tari mancano all'appello 23 milioni, resistono IMU e addizionale. Un articolo molto interessante dove a centropagina c'è proprio la tabella con le percentuali di incremento o di decremento delle varie tasse. Una su tutti, diciamo, ecco, l'IMU è salita del 2,2%, mentre la Tari è scesa del 13,7%. È salito del 6% invece, purtroppo, il TIS animato dei servizi funebri, che segnano una crescita del 6%. Vi invito a leggere questo interessante articolo di Fabio Nucci, che veramente fa il quadro sull'impatto degli introiti sulla pubblica amministrazione, che speriamo non si tramuti in ulteriori tasse per i cittadini, che dovrebbero praticamente riequilibrare questo disequilibrio, che è dovuto anche da uno stop o da un minor uso di alcuni servizi, tipo i parchimetri, tipo le mense degli asili, una serie di servizi bloccati. Parliamo di scuola, i nodi dell'istruzione. Abbiamo detto ieri, al Mariotti monta la bufera contro scontro genitori e presi. C'è stata una manifestazione sotto la scuola perché viene negata agli studenti la possibilità di fare la lezione singola di strumento. Il Mariotti è un liceo musicale e quindi non si capisce il perché il dirigente scolastico non riceve neanche, non risponde alle mail inviate dai genitori, e quindi praticamente i genitori si sono hanno scritto anche una mail all'Aiuti, che è praticamente il dirigente scolastico regionale. Vediamo come andrà a finire. Stessa cosa per l'università: aule studio e biblioteche decisive per gli studenti vanno riaperte. È un argomento che già avevamo trattato qualche tempo fa. L'università di Perugia non ha riaperto la biblioteca e nelle aule le aule studio, molto importanti soprattutto per gli studenti fuori regione e per quelli che sono costretti a vivere con più persone in casa non avendo spazio per lo studio. C'è un neolaureato, Pierluca Cantoni di Bastia, che si era fatto promotore nella sua città proprio dell'apertura di spazi con il tracciamento tramite l'app Unipass, che praticamente consente il tracciamento e l'occupazione dei vari spazi messi a disposizione. Questa sarebbe un'ottima idea e speriamo che sia la biblioteca che le aule studio riaprano presto. Sì.
Possiamo proseguire, Paolo, Sì, puoi andare per pure. l'ambito Chiedo scusa, ma prima provinciale. avevo il microfono chiuso, quindi avete sentito poco. Ho riaperto da poco. Bene, Purtroppo sì, ci sono problemi anche dei tecnici. problemi Purtroppo tecnici. stamattina il nocino. Allora, continuiamo nell'ambito provinciale, vediamo nuovo liberati in cassa 13 sì. Si chiude la fase della conferenza dei servizi, un ulteriore passo avanti per arrivare al via libera definitivo. Arrivano 13 pareri sostanzialmente positivi del progetto del nuovo stadio della Ternana. Si chiude così la fase delle conferenze dei servizi preliminari che era stata convocata al Comune come ulteriore step amministrativo del piano presentato il 23 febbraio scorso a Palazzo Spada dal patron dei Rossoverdi Stefano Bandecchi. Lunedì a mezzanotte è infatti scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni che i 18 enti coinvolti avrebbero potuto inviare all'amministrazione comunale in vista del progetto definitivo. Ieri mattina, dunque, la squadra di tecnici che sta seguendo il progetto ha messo insieme tutte le segnalazioni arrivate per fare il punto della situazione. In comune sono arrivate 13 risposte sulle 18 complessive, per cui 5 enti non hanno prodotto alcun documento. In questa fase si sono state illustrate, diciamo, delle indicazioni utili ai fini della formalizzazione del progetto definitivo e quindi è stato esattamente un parere positivo. Dei 12, insomma, pareri raccolti dal comune, tutti offrono una lettura sostanzialmente positiva, nel senso che non hanno messo in evidenza particolari criticità. E tra i pareri emersi, alcuni hanno messo anche in luce la necessità di portare avanti interventi tecnici preponderati proprio al progetto definitivo. E i 13 che hanno fornito indicazioni sono Regione, CONI, Prefettura, ARPA, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Consorzio di Bonifica Tevere Nera, il SI, ASM, Terni Reti, Umbria Distribuzione Gas, Telecom Italia, FS Bus Italia. E vediamo che deve essere, insomma, dopo questi documenti che sono arrivati, deve essere steso, diciamo, un progetto definitivo che sarà votato al Consiglio Comunale, dopodiché la palla passerà alla Regione, sul tavolo regionale, che dovrà valutare tutti gli aspetti di competenza, tra cui quello più atteso, sia quello relativo alla clinica privata che accompagna il progetto di Bandecchi. Speriamo, insomma, Sì, che io mi aggiungerei a questa sì, cosa che tu hai vediamo detto che, insomma, perché, questo può avvenire anche in tempi ma brevi. abbastanza Sì. brevi, sicuramente ce la spieghiamo tutti, come il discorso del nuovo Santa Maria, che è Sì. stato inserito all'unanimità, no? Come la Sì. situazione che tu riportavi adesso per lo stadio, Sì. all'interno del piano, deve essere inserito nel piano regionale per la salute. E quindi si spera che l'unanimità del Consiglio regionale impegni poi la Giunta a mettere in pratica questo intento di progettualità, perché Terni, cioè l'Umbria meridionale, Terni che è rappresentata da Terni chiaramente, che è il capoluogo di provincia, deve assolutamente ritornare a essere un polo attrattivo e di alta specializzazione sulla sanità come lo era tempo addietro. Speriamo che questa cosa si porti a fondo, mandando per breve. Assolutamente sì. Ora vediamo il caso Treofan, da incarico a Advisetor per la reindustrializzazione del sito. Annuncio del liquidatore nella conference di ieri con il MISE, la nomina tra 10 giorni. Vediamo che tra una decina di giorni sarà nominato l'advisor per valutare la reindustrializzazione del sito Treofan Jundal. Quindi io andrei ad aggiungere quello che sta dicendo adesso Valentina, Sì, ho avuto un problema con il sì, microfono. con il microfono e diciamo andiamo avanti e confermiamo che mentre si attende l'ok del Ministero del Lavoro nella materia della cassa integrazione, il Sì, liquidatore in questo momento ha Filippo confermato, Marazzi, nel esatto. corso della conference, infatti ieri ha confermato l'obiettivo principale che è la... Che il pagamento, infatti, sì, della
dunque, della cassa integrazione e delle tredicesime e anche per chi ne ha necessità l'anticipo del TFR. La cosa interessante di questo articolo, che ritroviamo anche nel Messaggero, che il sottosegretario Todd praticamente ha messo al centro il polo climico che avrà sicuramente un futuro e anche il discorso della vendita dell'asta, che è centrale nella riorganizzazione del piano razionale siderurgico. Speriamo che veramente sia la volta buona perché. Sì, Paolo, volevo aggiungere che ieri era assente il ministro del lavoro, quindi Sì. non sono stati chiariti i problemi riguardanti la cassa integrazione straordinaria Sì. e la richiesta, insomma, dell'azienda, che è per 12 mesi a partire dal 26 febbraio. Quindi c'è stato l'impegno sia di Alessandra Todde, come hai già annunciato tu, ma anche per quanto anche l'assessore Fioroni ha confermato che la regione farà tutta la sua parte per Treofan e per il polo chimico della Polimer. Progetti non ne mancano, a disposizione c'è anche da attingere alla legge sull'area di crisi complessa, che è un'occasione da non perdere. E infatti vediamo anche che i lavoratori sono ancora in attesa di chiarimenti e di trovare una soluzione definitiva alla vertenza, e ancora comunque continuano a presiedere la portineria principale del complesso. Questo è molto importante perché non si arrendono e vogliono ottenere dei risultati, e questo è Certo. molto importante. Vediamo Caos, la cultura torna a vivere, riaprono i musei e le mostre, domani riprende l'attività, sabato 1 maggio visite gratuite e guidate su prenotazione. Arte e comunicazione, prorogate l'esposizione della collezione di Aurelio De Felice e la rassegna di manifesti, video e oggetti. E oggetti, scusatemi, oggetti boom, un tuffo nella pubblicità degli anni 60 e 70. Vediamo Amelia, arrestato il pusher che riforniva di coca il mercato Amerino. I carabinieri della compagnia di Amelia della stazione di San Gemini hanno trovato e sequestrato un etto e mezzo di droga e 7.000 euro in contanti. Questa sicuramente è una buona notizia. Assolutamente. Ora vediamo invece Orvieto, tavoli all'aperto, scattano le verifiche. Comune e locali studiano le soluzioni per aumentare gli spazi dove far sedere i clienti, presi contatti con la sovrintendenza. L'osteria Mamma Angela, così è penalizzante, potremo lavorare in tutta sicurezza anche all'interno. Vedremo anche cosa ci riporteranno dal Comune di Orvieto e vediamo che comunque le attività del centro interessate sono all'incirca 5. Sì. Quindi speriamo che troveranno ci auguriamo che troveranno una soluzione. Certo. Paolo, con questo chiudo il Corriere dell'Umbria, ora puoi integrare tu. Allora, qui, questo si parla di Terni, in questo caso non di Orvieto, ma le aree pedonali dalle 12 verso il sì della Giunta. Non solo via Fradini e via Cavour, ma anche Piazza dell'Olmo e via Nobili. Superato lo stallo con i residenti, stop alle auto solo sabato e domenica. Sì, questo è, diciamo, l'impegno del Comune, che speriamo faccio uscire presto questa delibera, per consentire quindi la creazione dell'area pedonale dalle ore 12 nelle zone centrali della nostra città. Questo aiuterebbe i ristoratori ad occupare più spazio fuori dai propri locali per avere diciamo, più posto per accogliere i clienti che stanno diciamo, giungendo numerosi, meno male, presso i loro locali. C'è sempre la protesta di cui parlavamo ieri, dove ci sono dei ristoratori amareggiati perché non avendo spazi, non avendo la possibilità di usare i posti all'aperto, sono costretti a restare chiusi e dicono che probabilmente questa è anche causa dell'immobilismo dell'amministrazione comunale. Vedremo anche qui come si risolverà la questione per questi, diciamo, operatori, per questi commercianti e ristoratori che si trovano in difficoltà. C'è anche un interessante articolo, Il Popolo della Notte era in casa alle 22 precise, quindi è stato un viaggio tra i locali in occasione della prima cena, dove si vedono arrivare le persone, soprattutto giovani, che vogliono ritrovare i propri amici, e si pensa che vadano a fare l'aperitivo, invece vanno a cena. Infatti, molti locali sono stati, non dico presi di assalto perché non c'è stato il tutto esaurito, ma quasi, da ragazzi e persone che hanno voluto riassaporare il gusto di una cena con gli amici e con familiari. Però, in tutto questo, si deve dire che c'è stata un ordinato e un diciamo un sono state rispettate un rispetto quindi di tutte le regole imposte dal protocollo Covid sia sul coprifuoco sia sulle regole da mantenere
mentre si è a tavola, quindi il discorso delle mascherine, il discorso del distanziamento. E c'è questa bellissima immagine che ci fa Paolo Grassi nel suo articolo, che alle 22:02 si comincia praticamente si sente il silenzio in città e si sentono solo le saracinesche che si abbassano e i tavolini che vengono trascinati per essere riposti all'interno dei locali, cosa che accadeva prima alle 1, alle 2 di notte. Un'altra notizia, farmaci e visite prescritte con il ricettario di un medico in pensione. Due condanne, sì, sono state praticamente condannate due dottoresse che praticamente hanno usato tramite un loro collaboratore, non diciamo iscritto, no, alla convenzione ASL, un ricettario di un medico andato in pensione. Tutto ciò è stato sanzionato ed ora ci sono anche inchieste aperte anche sull'uso di questo ricettario, della non custodia di questo ricettario da parte del medico che è andato in pensione. Le mole di Narni tornano gli assembramenti in barba ai divieti, nessun controllo. In effetti le mole sono state prese di assalto già nel fine settimana scorso, proprio nella parte che è stata adibita a solarium, proprio per la voglia di ritornare ad uscire. E questo ha portato però rischio assembramenti. Infatti il sindaco De Rebotti, che già in tempi addietro aveva voluto regolamentare l'ingresso alle mole, dovrà rimettere mano ai protocolli di sicurezza e ai controlli in questa zona molto ambita. Ultima notizia che do: il ritorno in classe, viaggio nelle scuole, i dubbi dei prof e le speranze dei ragazzi. Un primo bilancio sul rientro con alcuni dubbi da parte dei dirigenti scolastici, che praticamente alcuni dirigenti scolastici che hanno perplessità su questa riapertura al 70%, cioè ormai a un mese circa dalla fine della scuola si poteva continuare come prima, anche perché c'è il rischio di una recrudescenza della pandemia, avendo in classe soprattutto le classi prime, le classi quinte, in presenza al 100%. Vedremo anche qui come andrà, e mi rendo conto che i professori e le istituzioni hanno i loro dubbi, però dobbiamo riprovare a partire. I ragazzi in generale, tranne alcune voci isolate, sono tutti contenti di essere ritornati e dicono che loro sono i primi a rispettare le regole, e quindi vedremo come andrà questa cosa. Allora, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e adesso diamo la parola al nostro carissimo Umberto Alunni per la sua pillola di impresa. E Risa. noi ci sentiamo domani mattina. Domani. Scusate per i problemi tecnici, ma succede anche nelle migliori famiglie, insomma, eh? Quindi a te, Umberto. Nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto Economia e Finanza dei distretti industriali. Un rapporto elaborato dall'Ufficio Studio Ricerche di Intesa San Paolo, dal titolo Dai distretti industriali la spinta per la ripresa. Ecco, quello che mi interessa così in qualche modo poter condividere con gli ascoltatori è proprio l'attività dei vari distretti, diciamo, che viene svolta. Abbiamo parlato in altre occasioni dei distretti come modalità incubatori geografici che con una capacità aggregante con riguardo a imprese che sostanzialmente operano in logica di filiera. Questi distretti sicuramente sono molto molto importanti e hanno una caratteristica, cioè lo scopo di questi distretti è quello di poter far trovare a tutti i vari operatori, i vari partecipanti al distretto, quello che gli serve, diciamo, anche, potremmo dire, nei limiti del possibile, a chilometro zero. È stata fatta così una riflessione molto, molto attenta, e credo che questo discorso possa essere in qualche modo raccontato e dedicheremo qualche giornata, qualche giorno a questo discorso. Di cosa si sta parlando? Si sta parlando sostanzialmente di un tipo di andamento dei distretti che nella maggior parte dei casi, quantomeno a livello medio in generale, sono andati relativamente meglio rispetto alle restanti industrie. E questo, diciamo, è un elemento significativo,
Perché va sempre ben compreso la motivazione. Qual è la motivazione che fa andare meglio i distretti rispetto alle altre strutture? Quali sono le riflessioni, i discorsi che possono essere in qualche modo valorizzati all'interno del distretto, ma vorrei anche dire mutuati per poter in qualche modo replicarne la portata in altre occasioni e in altri contesti. Quindi questa, diciamo, è un po' la nostra riflessione. Non pensiamo che queste riflessioni possano essere lontane dalla dimensione media delle nostre imprese, le imprese che fanno riferimento a Confartigianato e imprese Terni, perché il distretto, per sua natura, non accoglie aziende e strutture grandi, accoglie strutture, aziende compatibili che hanno un livello di sensibilità al distretto che può essere raccontato e che può essere condiviso. Bene, questa è un po' la premessa, per oggi è tutto. Io intanto vi auguro una buonissima giornata da Umberto Alunni, Confartigianato Imprese Terni e ovviamente Amelia Radio. CAF Confartigianato Terni, campagna 730-2021. Perché aspettare per la tua dichiarazione dei redditi? Pensaci subito. Prezzi agevolati per chi diventerà cliente CEMPI, Confartigianato Energia e Gas, modello a partire da 20 euro. Contatta subito le nostre referenti al numero 0744 613311 o scrivendo una mail all'indirizzo 730-2021-confartigianatoterni.it.